Bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi parliamo di Esplosione alla Oscura, set in uscita il 20 di ottobre, che porta con sé tante carte utili per molti archetipi. Io in questo video mi soffermerò solo su quelle che ritengo essere le carte più interessanti. Partendo dalla prima carta, Affascinato, una carta generica, una magia rapida il cui testo recita che tutti i mostri scoperti attualmente controllati dall'avversario non possono essere offerti come tributo o utilizzati come materiale per un'evocazione tramite fusione, sincro, Xyz o Link fino alla fine di questo turno. C'è da sottolineare la prima parte dell'effetto che dice che tutti i mostri scoperti attualmente controllati dall'avversario non possono essere offerti come tributo, eccetera, eccetera. Quindi solo quelli presenti sul terreno nel momento in cui attiviamo questa carta. Ovviamente, se l'avversario continuerà ad evocare i mostri, quei mostri non subiranno l'effetto di affascinato e con quei mostri potrà fare ciò che vuole. Ovviamente è una carta che, se utilizzata a dovere, può completamente bloccare l'avversario. Alcuni deck comunque riusciranno ad arginare l'effetto di questa carta. È comunque piuttosto interessante perché è in grado di rendere molto difficile la vita al nostro avversario, dato che gli blocca praticamente tutte le evocazioni dal extra deck, o almeno quasi tutte. Poi la seconda carta che ritengo essere tra le più interessanti all'interno di questo set è una carta Ala Nera, che è l'Ala Nera avata, l'emblema del vagabondaggio. Lei si può evocare specialmente, ma la cosa veramente figa è che durante la main phase possiamo mandare questa carta sul terreno al cimitero insieme a uno o più mostri non turner alla nera dal deck, in modo che la somma dei livelli mandati sia esattamente pari a 8. E se lo facciamo, possiamo evocare specialmente un drago ali nere direttamente dall'extra deck. Questa è una carta veramente utilissima per l'archetipo. Inoltre, vi permette di specialare il drago ali nere, che è utile per andare ad evocare il nuovo boss Monsters presente all'interno di questo set. In generale, comunque, il set contiene tante carte interessanti per Ala Nera, ci sono tanti extender, anche una magia piuttosto carina per questo archetipo. E sinceramente, ho trovato Ala Nera avata l'emblema del vagabondaggio il miglior supporto per Blackwing presente all'interno di questo set. Questa la potete utilizzare veramente ovunque, da Ala Nera puro ovviamente, alla versione con Raidraptor, con PK, anche con Bestial. Potete unire Ala Nera a Bestial, Bestial che è un altro archetipo presente all'interno di questo set, forse l'archetipo più atteso. Ci sono tre mostri di livello 6 che hanno parte dell'effetto in comune che gli permette di essere evocati specialmente bandendo o un mostro luce o un mostro oscurità da qualsiasi cimitero, questo è importante. E inoltre questo è un effetto rapido, quello che gli permette di essere evocati specialmente se l'avversario controlla un mostro, il che è fortissimo. Inoltre poi ognuno dei vari Bestial di livello 6 ha un effetto diverso, il primo vi fa recuperare risorse, il secondo fa da foolish e il terzo manda al cimitero un mostro evocato specialmente controllato dall'avversario. Poi abbiamo l'Ubellion, che sarà anche una delle money card presenti all'interno di questo set, è una delle secret più costose, probabilmente sarà una delle secret più costose ed è praticamente il mostro Bestial, diciamo, più interessante. Poi abbiamo la fiammeggiante Cartesia la Virtuosa, molto stroluce di livello 4, incantatore retuner effetto. Allora, lei è un supporto per Albatz e tutta la roba che gli gira attorno. È anche lei una secret, però credo che il suo prezzo non sarà particolarmente elevato. Se controlli il caduto di Albatz o esso è nel tuo cimitero, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Durante la main phase, questo è un effetto rapido, puoi evocare tramite fusione un mostro fusione di livello 8 o superiore dal tuo extra deck utilizzando mostri dalla tua mano o terreno come materiale. E durante la end phase, se uno o più mostri fusione sono stati mandati al tuo cimitero in questo turno, puoi aggiungere questa carta dal cimitero alla tua mano. Puoi utilizzare ogni effetto di la fiammeggiante Cartesia la Virtuosa una sola volta per turno, è veramente eccezionale come carta. Come se non bastasse anche un mostro tuner, il che la rende veramente, veramente interessante e forte. Poi abbiamo un archetipo dal nome impronunciabile che non pronuncerò appunto,
La carta più interessante è Fenrir, come già tutti voi saprete, mostro terra di livello 7, psichico effetto. In generale le carte di questo archetipo bannano le carte dell'avversario coperte, e questo è un effetto veramente devastante, perché bandire le carte coperte significa per l'avversario non poterle quasi mai recuperare. Lui si evoca specialmente, come tutti gli altri mostri di questo archetipo, può essere evocato specialmente dalla mano. Gli effetti sono utilizzabili una sola volta per turno e durante la main phase vi permette di aggiungere un altro mostro di archetipo dal deck alla mano. Inoltre, quando questa carta dichiara un attacco, se l'avversario attiva l'effetto di un mostro, eccetto durante il damage step, puoi scegliere come bersaglio una carta scoperta controllata dall'avversario e bandiscila coperta. Questo è veramente devastante, è molto forte come carta e anche molto interessante. Poi abbiamo i ninja, Carucci, ma niente di che. Abbiamo anche nuove carte, Pendolo, anche queste sono belline, ma Pendolo non vive un grandissimo momento attualmente, anche se non fa schifo, comunque fatica un pochettino. Poi abbiamo la nuova carta Labirinto, questa è veramente grossa, praticamente è immune, non può essere distrutta dagli effetti delle carte se controllate una carta posizionata, e la controllerete sempre ovviamente con Labirinto. Inoltre è un 3000-2009, quindi è difficile da buttar giù, e vi setta anche una trappola se non sbaglio. Allora, andiamo a leggere comunque meglio l'effetto. Puoi utilizzare ogni effetto di Signora Labirinto del Castello d'Argento una sola volta per turno. Se una carta Labirinto o un suo effetto o una carta trappola normale è stata attivata in questo turno, eccetto l'effetto di Signora Labirinto del Castello d'Argento, questo è un effetto rapido, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano in posizione di difesa, quindi si speciala pure. Quando una carta trappola viene attivata, effetto rapido, puoi posizionare una carta trappola con nome diverso direttamente dal deck. È veramente eccellente questo come supporto per Labirinto. Poi abbiamo la nuova fusione Tirlamens, se non sbaglio, eccola qua. Questa niente da dire, veramente molto forte, se giocate Tirlamens la dovrete sicuramente prendere. Abbiamo anche la nuova fusione runica, questa è piuttosto discutibile, non è niente di... Poi siamo arrivati al drago d'assalto ali nere, questo è il nuovo boss monsters per Blackwing, può essere evocato come dicevo prima sfruttando anche un drago ali nere che abbiamo sul terreno scoperto o nel cimitero, quindi ecco a che serve anche la carta che vi dicevo prima, Vata, l'emblema del vagabondaggio se non erro il suo nome. Inoltre è interessante il suo effetto, che recita che ogni volta che l'avversario attiva l'effetto di un mostro metti un segnalino piuma nera su questa carta, quando quell'effetto si risolve e se lo fai infliggi 700 danni all'avversario, e durante il turno dell'avversario, questo è un effetto rapido, puoi offrire come tributo questa carta con 4 più segnalini piuma nera su di essa e distruggi tutte le carte sul terreno, quindi fa piazza pulita di qualsiasi cosa. Un livello 10, 3200 di attacco, 2008 di difesa. Poi continuando più giù abbiamo il nuovo Link Sprite, anche lui piuttosto forte. Abbiamo anche un nuovo Link 4, questo il drago del mare del mondo Zealantis, anche questo è piuttosto interessante, probabilmente questa anche sarà una secret abbastanza costosa. Può essere evocato utilizzando anche solo un mostro con effetto, il che lo rende particolarmente accessibile e facile da evocare. Puoi controllare solo un Zealantis, drago del mare del mondo. Puoi utilizzare ogni effetto di questa carta una volta per turno. Durante la main phase puoi bandire tutti i mostri sul terreno. Puoi evocare specialmente tanti mostri banditi da questo effetto quanti possibili sul terreno dei loro proprietari, coperti o scoperti in posizione di difesa. Durante la battle phase, questo è un effetto rapido, puoi distruggere carte sul terreno fino al numero di mostri collincati sul terreno. Questa è veramente grossa come carta. Poi abbiamo la scandalista del mondo sotterraneo, questa se volete giocare Dark World prendetela, soprattutto con l'arrivo del nuovo Structure Deck, è veramente interessante anche questa come carta. Ecco la magia Blackwing
che vi dicevo prima è anche questa una tra i supporti più interessanti per Blackwing, ovvero il vortice piuma nera. E scendendo più in basso abbiamo tra le carte interessanti, c'era una trappolina che era il cannone Daruma Karma distruttivo. Metti coperti in posizione di difesa tanti mostri sul terreno quanti possibili. Poi, se qualsiasi giocatore controlla uno o più mostri scoperti, deve mandare tutti i mostri scoperti che controlla al cimitero. Questa è enorme, è veramente interessante come carta e non credo che abbia, anzi che avrà un costo particolarmente elevato. Secondo me, questa è da prendere. Carte gotiche, archetipo esclusivo per noi che siamo in TCG, ma è un archetipo che fino ad ora non ha fatto gran che. Non credo che queste carte risolvano la situazione per Goti. Comunque è piuttosto carina. Poi abbiamo il Drago Ali Nere, questa se non sbaglio è Starlight, e abbiamo finito. Per questo set praticamente è tutto. Mi do una controllata rapida. C'è anche, se non sbaglio, un'altra trappolina per Sprite, anche quella era piuttosto forte. Comunque, diciamo che le carte generali, abbiamo quelle più interessanti, le ho nominate tutte, le abbiamo viste tutte quante. Niente che dire. Fatemi sapere sotto nei commenti se prenderete dei box di Esplosione all'Oscura oppure andrete a singole. E secondo voi, se questo set merita oppure no, secondo me è uno dei più interessanti dell'anno. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video del canale, iscrivetevi e lasciate like.